oggi? Bella a tutti ragazzi, qui DN Gaming. Oggi vi porto il primo gameplay della beta di Infinite Warfare. Intanto mi dispiace dirvi che il commentary non è live, perché come avrete anche voi potuto vedere personalmente, ci sono stati tantissimi problemi ai server. Quindi appena ho avuto la possibilità di fare qualche partita ho registrato. Iniziamo col dire che non ho fatto buonissime partite perché volevo ambientarmi un po' col sistema di movimento, un po' diverso da Black Ops 3. Quindi ho rushato un po' più del solito. Tralasciando questo, volevo darvi le mie prime impressioni. Voi vi chiedete, come fai a dare impressioni se hai giocato così poco? Sì, è vero, sono riuscito a fare una decina di partite, escludendo quella dove lost, laggava o magari crashava l'applicazione. Quindi questo non sarà mai il mio giudizio finale, diciamo. Detto questo, le partite che ho fatto mi hanno lasciato buone e brutte impressioni. Partiamo da quelle brutte. In primis il fatto che dobbiamo scordarci la salute che avevamo su Black Ops 3, perché questa è molto simile più che altro a quella di Ghost. Per chi non ha avuto la possibilità di giocare a Ghost, magari non può capire. Quindi non vi meravigliate se venite one shottati, non sono problemi del server o di connessionati, è semplicemente la salute che fa pena. Magari questa sarà modificata, come è già successo per l'abilità di Black Ops 3, dove alcune armi shottavano. O magari no, chi lo può sapere. Seconda accusa, la novità della life bar raggiunta esclusivamente in questo capitolo. A me non dà fastidio, sia chiaro, ragazzi. Più che altro mi sembra abbastanza inutile nella maggior parte delle circostanze. Inoltre, per chi come me è un giocatore veterano di COD, cioè, queste cose non si vedevano, non si sono mai viste in un COD. Questa barra è praticamente come un pugno nell'occhio. Spero che nella versione ufficiale diano la possibilità di attivare o disattivare quest'ultima. Magari tramite uno psicostress, uno ti salta davanti e finito. Fa un volo di 4 metri e ciao. Chi cazzo lo becca più? A meno che non hai la sensibilità al massimo e riesci a controllarla bene. Perché anche quello bisogna vedere. Arriviamo agli specialisti, ragazzi. Sono fantastici, a mio parere. Parto con il fatto che non sono amante di giochi molto futuristici, ma questo è qualcosa che mi attrae. A parte il solito gun machine che abbiamo, si trasforma in un fottuto robot cane a quattro zampe. Che porca puttana, se la guardo lo che viene in incontro fa paura. O magari anche il robot con il fucile di Ghostbuster. Sì, ci somiglia molto, eh. Un'altra cosa che mi ha stupito molto è stato il caricamento velocissimo delle stanze, praticamente nullo. Appena avvii la partita sei già dentro la mappa praticamente. Cioè, di aspettare solo il timer di inizio partita. Questo mi ha stupito davvero molto. Ragazzi, per il resto è il classico COD. Anch'io avevo un po' di timore, a dirvi la verità, dopo aver letto critiche molto fatte partite come si deve, non con i vari lag. È divertentissimo, quindi riuscirete ad apprezzarlo appieno. A mio parere è inutile parlare adesso di bug e di altri errori, perché vi ricordo che il gioco è una beta, quindi hai voglia di vedere miglioramenti nella versione finale. Sarà molto più equilibrata la cosa. Ovviamente ragazzi, questo è solo un mio parere. Voglio sapere i vostri, naturalmente, se siete riusciti a giocare. Anche perché, come già detto prima, so che ci sono stati problemi, moltissimi problemi server, quindi spero che... Ho inserito anche qualche codice qui nel video. Vi sia piaciuto il video? Buon game a tutti ragazzi, e ricordate il pollice in su e iscrivetevi per altri video. Ciao! My hope will never die. But my hope